Pelatine e pelatine, bentornati, io sono Max Colaiera, noto anche come il pelato del tubo. E oggi ci apprestiamo a iniziare, anzi a riniziare un'avventura iniziata precedentemente su nella collection che presi un po' di anni fa su PS3. Collection che comprendeva appunto Ico e Shadow of the Colossus. Aspettiamo questa introduzione qua. Mi ricordo vagamente, eh? Non si fida a saltare? Che fa? Ok, è saltato. Direi che ci siamo. Ah, musica uno spettacolo. Sentite che roba. Sentite che roba. Veramente notevole, veramente. È la luna. Spero non sia la luna di Bloodborne, perché sennò, ragazzi, era veramente imbarazzante. Qualcuno dirà, ma no, era fatta bene la luna di Bloodborne. Sì, signore, è fatta bene la luna di Bloodborne. Sì, ma quindi? Fico! Allora, in realtà questa è la seconda registrazione che faccio. Nella prima c'era un rumore di fondo che non potete capire. Molto probabilmente era inserito male il microfono qua, cioè la cuffia del microfono qua nel pad. Anche perché non ho, cioè ho un microfono USB, c'è cioè un Samsung Meter, ma lo sta usando mia moglie perché sta al computer, lo usa lei. Certo che qua se arriva un fruscione di vento ci imbellina giù, eh? Giusto? Direi, veda un po' lei. Urca, che panorama, urca. Ecco. Ma dobbiamo assorbirci tutta una parte. No, no. Solvenza, bianco. Vai, premi un tasto e lo premo. Ok, qua mi dirà continua. No, nuova partita. Nuova partita. Normale. Ok. E qua iniziamo, ecco. Sta qui che urla. Io non torno qua perché sennò. Memo. Si chiude magicamente così, alle nostre spalle. Si chiude così. Bene. Saranno delle scale perché muti di giù di lì ti.
Ah, ecco. Ok, sì, allora, sì, non ricordavo bene, allora, sinceramente non ricordo l'anno preciso in cui uscì il titolo originale su PS2, poi trasposto nella collection su PS3 in HD. Questo invece è proprio un remake. Un remake penso piuttosto fedele. Si spaventa degli urli di mia moglie di là, eh? Spaventerei anch'io. Scusate, ma abbiamo la rantega qui. Facciamo così. Molto bene, molto bene. Allora, appoggia lì. È proprio morto, cioè è proprio bianca come un morto. Più bianca di me, Madonna. La vedi che nuda, ma no. Ok. Vai. Fa. I use Yula Koldo Loya Olik Olazulam Kos Il Zoseriku at Zoko Amnos Kludu Naomism Wop Was Yuedulas also View Aoziz Isvil Ikolal Kizado Yulola Isliz Ozayuku Aumizukikyo Yuwalalakika. Ok. Dai. Amo. Ce la famo? Con calma, eh. Ecco, minchia, lo sapevo. Ah, gli spiriti. Va bene, non t'agitare. Ci penso io. Ci penso io. Dai, estrai! Come diceva il buon Revolver Ocelot. Cioè, chi cazzo sono? Chi cazzo sono? Scusate, brutto vizio. Poco professionale. La professionalità non è forte, eh? Eh sì. Adesso ho pedalato il tubo, vedo un po' lei. Quanto pare. Dormi, il fuoco. Allora, Dormi. Yula. Lululà, la lilulerò. Ostiu, hailua, ukiu, aikua. Ujesu, hiasu, zudoko. Wash, nordekio, utiu, yula. Dormi, dormi.
is Kyumku. It is old you Iweriko. It's not always amusable. A little click if the least to is. l'anima di quella fanciulla salti per loro possa essere preso per altri. Non è forse questa la gente dei mortali? Così pare. Te l'ho detto. C'ho la spada. Cioè. Ah, giusto, i colossi le odio. Distruggerli tutti. Beh, una mazzetta, un qualcosa. Martello per percussione. Ah no? Ma allora? Però te lo dici. Vicendo i colossi, sconfiggi gli idoli. Riesci a distruggere gli idoli. Giusto? Dimmi se ci ho preso. Giusto, te l'ho detto. Scusate, ma. Ora. Cioè, potrebbe essere molto alto. Intanto c'ho il bancomat. Avessi il contante. A posto. Bene. Innalza la tua spada e una luce. Verso il punto in cui verrà riflessa. Ok, ci penso io. Bene, direi che come traduzione ci può stare, ragazzi. Ricordi. Ora vado. Ricordo di iscriverti al canale se l'avete fatto. E ci becca al prossimo video. A presto.